Obbligo di Green Pass per entrare nei negozi e in un'ulteriore serie di luoghi aperti al pubblico. Atteso a breve il DPCM che elencherà nel dettaglio le attività comprese o escluse dal decreto del 7 gennaio, che obbliga tra l'altro anche alla vaccinazione gli over 50. Di sicuro dal 1 febbraio il Green Pass base sarà necessario per entrare nei pubblici uffici, poste, banche, ma anche le attività commerciali, i negozi quindi, con l'esclusione di quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, una decisione che sembra accolta di buon grado dai trevigiani. Giusto. Perché? Perché è giusto che sia così. Potrebbero rendere obbligatoria la vaccinazione, così eliminano tutte queste situazioni di gente. Potrebbero fare così? Per me è un sistema anche forse un po' subdolo per fare l'obbligo vaccinale. Senza fare l'obbligo vaccinale, però nella sostanza l'obbligo c'è, perché se devo entrare dal Casoin con il Green Pass è un obbligo. Nei negozi, sì, è giusto, è giusto. Perché? Perché adesso dobbiamo proteggerci e credere quello che dicono. Non trovo giusto, io ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, però non trovo giusto neanche che chi non ha il Green Pass almeno qualcosa dovrebbero dimostrare, visto che è una legge. Sono d'accordo, bisogna che si vaccinino tutti, così siamo tutti più tranquilli. Ovviamente le cose vanno gestite, per i negozianti forse sarà un po' pesante da questo punto di vista qua, quindi la situazione, non so se trovare dei compromessi sia utile e necessario. Sicuramente è una cosa che fa discutere, non tutti saranno d'accordo. E lei? Penso che per la sicurezza sarebbe meglio ci fosse il Green Pass obbligatorio, però ci sono sempre delle eccezioni, dobbiamo tenerne conto. A questo punto dovrebbero obbligare il vaccino per tutti.